Oggi vi racconterò un luogo impervio e suggestivo che testimonia la presenza dell'uomo della preistoria al Medioevo. Cambiano gli insediamenti, l'architettura, i simboli, ma ciò che resta immutato nel tempo è il bisogno imprescindibile di spiritualità. Antonio, buongiorno. Buongiorno, Daniela. Pensavo di essere arrivata a Pechino e di trovare la barca imperiale del giardino d'estate dell'imperatore, e invece siamo a Soriano del Cimino. Eh sì, ma effettivamente questa è la copia esatta della barca che è conservata nel Palazzo Imperiale di Pechino. E l'ha messa qui Eugenio Benedetti, che è la persona che si è inventato tutta questa straordinaria tenuta qui sulle pendici del vulcano Cimino. Perché si chiama Tenuta Sant'Egidio? Perché è una tenuta enorme, c'è una chiesa più in basso che è dedicata a Sant'Egidio, mentre qui siamo nell'antichissima chiesa della Santa Trinità. Questo edificio affonda le sue origini proprio nell'alba della cristianità. Poi adesso la contemporaneità ha chiuso il cerchio inserendo questa barca. Tutto questo marmo qui. Guarda, io so che il proprietario è stato molto a lungo in Cina e lì si è occupato proprio di pietre, di cave, e il governo cinese è stato molto generoso con lui e gli ha regalato proprio 100 tonnellate di marmo per il suo 75° compleanno, e lui ha deciso di costruire questo monumento anche in memoria della madre dell'imperatore, che lui ha potuto conoscere quando era a Pechino, l'imperatrice Cixi. Questa chiesa invece a che periodo risale? Così come la vediamo, l'impianto, ciò che ne è rimasto, è cinquecentesco. Però sappiamo appunto che qui per millenni ci sono stati monaci, in particolare agostiniani, uno degli ordini più importanti della cristianità. Figurati che Martin Lutero era un agostiniano, cioè l'ordine agostiniano aveva conventi in tutto il mondo. Quindi questo era un eremo? Sì, qui è tutto un complesso agostiniano, di cui c'è la parte della chiesa e naturalmente anche il convento. Dell'eremo in realtà non è rimasto moltissimo, ci sono solo le fondazioni delle celle, si vede, si capisce tutto l'impianto perché è adiacente alla chiesa, ma c'è la grotta che era l'antica dispensa che è bellissima, molto suggestiva. Questo E dove porta questa grotta? è uno dei segreti del bosco, lo vedremo. Qui dentro è proprio freddo. Questa è la dispensa perfetta del convento. E guarda, questa è una lapide che viene dal convento, con l'emblema di Niccolò Terzo Orsini, il pontefice che Dante mette all'inferno a testa in giù, con le fiammelle sopra i piedi. E E questo cunicolo dove porta? questo è uno dei segreti del vulcano, ma una leggenda vuole che in fondo ad esso ci sia una gallina con le uova d'oro. Il percorso si fa sempre più impervio, però se guardiamo bene, forse un fondo di verità la leggenda ce l'ha. Sembrano quasi delle uova. Sì, hanno tutte queste iridescenze proprio dorate. Suppongo siano dei funghi. Sì, però forse. Siamo proprio alla base dell'eremo del beato Lupo Franchini da Corviano, un monaco che è venuto qui durante la peste nera,
tra il 1300 e il 1400, proprio per proteggersi dalla pestilenza, e è vissuto lì. Da questo c'è una vista incantevole. Sì, è incredibile. Siamo praticamente alle pendici del più antico e più alto vulcano del Lazio. E di qua si apre tutta la vallata del Tevere e poi l'Appennino. E lo sguardo arriva fino all'Umbria e oltre. Questi massi sono di Peperino, una pietra lavica. Sì, è proprio la pietra tipica di questa regione. Ed è a questo nome perché è proprio questo colore tipico del pepe, no? Come il pepper. Ed è il frutto di colate che sono andate avanti per 500.000 anni e l'ultima è stata 800.000 anni fa. Dopodiché la vita ha cominciato a rinascere in tutta questa regione fatta di doni.